Ben ritrovati amici di Pianeta Lecce, questa è la nuova puntata di 433. Parleremo quest'oggi del match giocato al Via del Mare tra Lecce e Cosenza, un 1-1 che ha lasciato l'amaro in bocca tra i tifosi del Lecce. Parleremo della gara di ieri e delle polemiche sorte dopo la conferenza stampa di Pasquale Padalino. Ne parleremo con i nostri ospiti, come di consueto, dopo la sigla. Ben ritrovati amici di Pianeta Lecce, siamo tornati in studio. Vi presento come di consueto gli ospiti. Parto dal mio compagno di viaggio Marco Marini. Salve a tutti. Un'assenza che non si noterà sarà quella del direttore Francesco Romano, perché oggi abbiamo con noi Stefano Lopetrone, il corrispondente di Tutto Sport. Buonasera a tutti. Marco, io parto immediatamente dal tuo editoriale, prendo spunto dal tuo editoriale per fare un attimo il punto della situazione su quello che si è venuto a creare ieri. Il Lecce avrebbe dovuto vincere la gara di ieri, non tanto perché si giocava in casa, quanto perché ormai sono 5 partite, compresa quella di Coppa, che i giallorossi non riescono a portare a casa i 3 punti. È un circolo vizioso nel quale sono entrati, non riescono più a fare punteggio pieno, e tu diciamo hai puntato il dito senza nasconderti, senza nascondere la mano dopo, contro il tecnico Pasquale Ma no, 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 no. Ascolta, non, Padalino. La no, sta nascondendo adesso. no, no, no. A me il calcio che Padalino fa praticare a Lecce, a me piace. Cioè l'idea calcistica, Infatti noi la stiamo parlando, logica calcistica. tu nell'articolo parli di altro, non Sì. stai A parlando, non parli di Padalino. me la logica calcistica che Padalino ha inculcato alla squadra piace. Cioè il modo di porsi in campo a me piace. A me non piace la gestione di alcuni ruoli che secondo me, nei periodi in cui le cose non vanno bene, qualcosa si deve pur Li provare a abbiamo individuati, cambiare. no? Sostanzialmente si tratta di Vito Francesco a destra, il cui posto dovrebbe essere preso da Ciancio, che gioca Ma non dall'inizio del neanche. campionato, gioca fuori ruolo, a centrocampo da Lepore, che È fuori ruolo è anche fuori lui. ruolo, non si trova bene nel ruolo di mezzala a destra, e la mancanza, questa non è colpa di Padalino, di un centravanti che sia in grado di sostituire Caturano. Ma io quello che intendevo dire, non so se forse non si è capito neanche bene, io intendevo dire che non è che deve giocare uno piuttosto che un altro, è che bisognerebbe nei momenti in cui le cose Cambiare non vanno qualcosa. bene provare a cambiare qualcosa per poi ritornare anche come era prima, cioè nessuno vieta di provare una volta Ciancio a destra con Contessa a sinistra, ad esempio, magari non cambierebbe niente. Però sicuramente sarebbe un modo diverso, perché gli uomini sono diversi, di poter interpretare magari la fase offensiva. Invece di bilanciare con Ciancio a sinistra, bilanci con Ciancio a destra. Cioè se Ciancio ti serve perché comunque è più difensore che attaccante, non sta scritto da nessuna parte che deve essere più difensore sulla sinistra piuttosto che sulla destra, ad esempio. Stefano, non so se sono stato attento ieri, ma tu hai fatto una domanda precisa a Sì. Padalino. Gli hai chiesto se questo 4-2-4 sarà un sistema di gioco sul quale potersi affidare anche in futuro. La risposta di Padalino è stata un po' così. Non credo che lo farà molto spesso, perché comunque Padalino si è capito bene che il 4-3-3 difficilmente lo abbandona. Però c'è anche da dire che in alcune circostanze, come la partita di ieri, non si può non cambiare modulo. E non si può non cambiare modulo non soltanto a partita in Dal primo corso, minuto. ma anche dal primo minuto, o comunque anche senza fare sostituzioni. Quello che lui ha fatto, mi sembra, il 54esimo, Dopo non mi 10 minuti ricordo, dell'inizio del secondo tempo, credo. avrebbe potuto farlo dopo mezz'ora, quando è stato chiarissimo che comunque a Roselli è bastato invertire il triangolo del centrocampo per mettere praticamente le marcature a uomo sui centrocampisti del Lecce e disattivarli. Fiordilino, che è un ragazzo molto promettente, è stato completamente
annichilito, cioè, credo che non abbia mai giocato, non abbia mai giocato così male, insomma, da quando è qui a Lecce. Su Mancosu c'era, credo, Caccetta, su Lepore c'era l'altro centrale di centrocampo, erano completamente bloccati anche perché poi si muovevano poco. Poi hanno cominciato ad alternarsi nel ruolo di play, molto spesso infatti Lepore per la prima volta da quando gioca all'interno di centrocampo è venuto a prendere palla al centro, no? Ieri. Però non bastava, cioè, senza fare sostituzioni secondo me si poteva passare un centrocampo a 4 come poi ha fatto nel secondo tempo, spostando Dumbia insieme a Torromino, che è un giocatore che si è capito che non può fare il centravanti in un 4-3-3. Un argomento molto interessante, ne parleremo subito dopo, ascoltiamo prima dalle parole di Pierpaolo Verri che partita è stata quella di ieri contro il Cosenza. Grazie Vittorio. Il Cosenza contro il Lecce ha raccolto un pareggio dopo 3 sconfitte consecutive, pertanto è stato un pareggio utile a muovere la sua classifica. Roselli contro il Lecce ha schierato inizialmente il Cosenza con un 4-2-3-1, votato principalmente al pressing alto che inizialmente ha messo in difficoltà il Lecce. Successivamente si è arroccato in difesa per proteggere gli spazi dagli attacchi giallorossi. Un episodio particolare è stato quello che è accaduto a fine primo tempo, quando il Cosenza con un buon tiro dalla distanza era riuscito a trovare la rete, ma l'arbitro aveva fischiato la fine della prima frazione di gioco pochi istanti prima che il pallone venisse calciato, pertanto non si può parlare di un vero e proprio gol annullato, ma sicuramente il tempismo dell'arbitro ha salvato il Lecce da un passivo di 0-2 al termine del primo tempo. Seconda parte di 4-3-3, prima di ricominciare ascoltiamo un messaggio vocale che ci avete mandato su WhatsApp, vi ricordiamo che potete interagire con noi sia attraverso i messaggi sia attraverso i messaggi vocali. Buongiorno amici di Pianeta Lecce, e sono Totò. Che dire, la giornata di ieri, la partita, ci ha dato le classiche risposte dopo 13 partite a quello che sosteniamo da sempre, che quindi Padalino si stia fossilizzando nel mettere dei calciatori palesemente fuori ruolo, e anche ieri abbiamo avuto nuove risposte ad alcune considerazioni fatte in sede di calciomercato estivo, quando sia il direttore sportivo che l'allenatore stesso sostenevano che in caso di assenza di Caturano Torromino l'avrebbe potuto sostituire egregiamente nel suo ruolo. La partita di ieri invece ci ha detto esattamente il contrario, che Torromino non ha la possibilità di fare il lavoro che fa Caturano per caratteristiche e per sue caratteristiche fisiche e di interpretazione del ruolo. Poi un'altra cosa che volevo porvi l'attenzione, e quindi chiedo a voi che siete più bravi di me, se secondo voi è un dettame tecnico dell'allenatore dover dire all'Epore di calciare da ogni posizione fuori dall'area, quando quest'anno soprattutto non è nella sua stagione migliore e che quindi raramente inquadra lo spunto della porta. Grazie e forza Lecce. Un messaggio abbastanza articolato quello di Totò, andiamo per gradi. Ci ricolleghiamo un attimo a Torromino, sì. alla storia della punta centrale. È evidente ormai che la questione vice Caturano si è palesata proprio nella partita di ieri, che quindi io credo e spero che il direttore sportivo Meluso ricorrerà al mercato per porre rimedio a questo handicap della rosa attualmente a disposizione di Padalino.
Però fino a gennaio mancano una serie di partite, non sappiamo se Caturano le giocherà tutte o sarà nelle condizioni di giocarle tutte. Padelino dovrà porre rimedio, no? Tu dicevi che si può anche cambiare sistema di gioco e lo si può fare anche dal primo minuto. Le alternative sono due, ed è chiaro, o si dà fiducia a Persano se lo si ritiene pronto, se non lo si ritiene pronto si cambia il modulo, non ci sono alternative. È stato chiarissimo ieri. Sono d'accordo con te. È stato chiarissimo l'esito della partita di ieri. Perché fare il centravanti in un tridente, come ti dicevo qualche giorno fa, fare il centravanti in un tridente non è semplice per una punta qualsiasi, cioè non è un ruolo che si può improvvisare. In cui ognuno ci si può improvvisare. Cioè, ci sono movimenti che sono specifici, ci sono anche fondamentali tecnici che sono specifici del ruolo di centrale del tridente, per cui c'è chi lo può fare, chi lo sa fare. Tra l'altro Persano credo che lo sappia fare, sì. Perché nel settore giovanile ha sicuramente ricoperto quel ruolo, però poi un conto nel settore giovanile è un conto. Nelle ultime due partite l'abbiamo visto molto più presente nella manovra Nello spezzone di ieri, devo dire la verità, cioè, lui comunque si è creato un'occasione da gol, sì. Poi magari poteva sfruttarla meglio, però secondo me non ha fatto malissimo. Però poi bisogna entrare nella testa dell'allenatore, come sappiamo non è molto semplice, non solo con Padelino. Soprattutto nella testa di Padelino. Che comunque loro hanno, c'è da dire questo, un allenatore non gioca a perdere. Questo è per poco, ma un allenatore ha sicuramente i suoi motivi per far giocare questo o quel giocatore, cioè non è che uno si fossilizza, come ha detto il tifoso, per partito preso. C'è qualche motivazione di fondo, ci sarà, no? Ci piacerebbe a tutti però conoscerla, scoprirla, anche per farcene una ragione. Marco, secondo te è Padelino che dice a Lepore di calciare da fuori area? No, non credo proprio. Lepore comunque il tiro ce l'ha, il tiro da fuori ce l'ha, ne ha fatti gol anche bene. Anche ieri ha provato un paio di volte, non è stato fortunato, però non credo che sia. Io credo che se il calciatore, stiamo parlando di calciatori professionisti, se la sente tira. Se vede lo spazio per tirare, si trova nei pressi dell'area di rigore, tira. Cioè, ma d'altronde il gol che ha fatto Mancosu viene da questo, no? Soprattutto con difese chiuse, assolutamente. Anzi, forse è proprio quello che è mancato, no? Se vogliamo, nella partita di ieri qualcuno ha cincischiato troppo col pallone, anziché magari tirare. Hanno provato la giocata, sì, il passaggio, anche se la giocata. Ieri ci sono stati diversi tiri da fuori, bisogna dire. Cioè, sì, ieri, però da fuori forse a fuori, da fuori allo specchio ne abbiamo visti molti. Leggiamo qualche messaggio sotto l'articolo di Marco Marini. Sì. Allora, Davide Mandorino, che avremo probabilmente ospite la prossima settimana, dice: fagli buttare il sangue in settimana, così provochi le micro lacerazioni muscolari e la domenica scendono in campo con le stampelle. Scherzo? Riguardo la formazione avrei qualche perplessità. E poi spiega: la coppia centrale che preferisco è Josa Drudi, anche se Drudi veniva da un infortunio non era pronto, diciamo, per scendere in campo. Sugli esterni, mettendo Vito Francesco e Contessa, andresti a trazione posteriore, e le macchine a trazione posteriore sono difficili da gestire. Meglio Contessa a sinistra e Ciancio a destra. E su questo siamo un po' tutti d'accordo, no? Nel riposizionare Ciancio, nel provare. Perché devi provare, poi dopo puoi tornare sempre come era prima, cioè la prova qualcosa. Certo, dopo 13 diverso. Partite noi non abbiamo ancora visto qualcosa di diverso, se non Ciancio a destra non l'hai mai visto. Questo ragazzo ha avuto la sfortuna l'anno scorso di giocare a Cosenza terzino sinistro per necessità, perché non c'era, ed è diventato terzino sinistro, e non lo è. E forse a furia di dai. Il centrocampo sarebbe parecchio leggero e perderesti anche un elemento come Mancosu, che adesso è imprescindibile. Pacilli, alto a destra, a me piace, quindi non lo toglierei né lo sposterei. Davanti Torromino e Caturano sono il meglio che possiamo esprimere, basta metterli nella condizione di rendere al meglio. Il concetto che tutti devono attaccare e difendere lo ritengo un dogma.
Quello che sta mancando, però, secondo me, alle punte, sono i rifornimenti, no? Questi rifornimenti che, se non vengono da Mancosu, praticamente non vengono da nessun'altra zona del campo, perché se gioca a Rigoni la palla la smista sempre dietro, se gioca Lepore tende a portare palla, se invece giocano altri, abbiamo visto ieri Fiordilino non è riuscito nell'intento di far viaggiare il pallone così. Ci ha provato, ha sbagliato la misura. Diciamo quindi che sta mancando proprio il cibo, il pane quotidiano dell'attaccante, no? Ieri forse Torromino andava servito un po' più in profondità, invece ha dovuto fare la punta. La punta seria, come ritorniamo alla bomba, insomma, lo stesso discorso. Anche Caturano, sono almeno 6-7 partite che non riceve palla di fronte alla porta. Cioè, quello è il ruolo diverso. Solitamente il centravanti in un tridente non è proprio il bomber, diciamo, certo. No? Il capocannoniere. È che lui crea lo spazio per una delle due esterni o per un interno di centrocampo che si inserisce solitamente. E poi solitamente. È chiaro che ci sono. Noi non abbiamo molti inserimenti da parte dei centrocampisti. Diciamo che nell'economia della partita l'unico che potrebbe farlo è Mancosu. No, ma proprio non si inseriscono. Cioè si inseriscono veramente raramente, molto raramente, non si buttano mai dentro. Oltretutto non sono colpitori di testa i nostri centrocampisti. Quindi quando la palla sta su uno dei due esterni e bisognerebbe buttarsi dall'area di rigore ad affiancare comunque la punta centrale, o lo fa l'esterno di destra, o lo fa il centrocampista, o lo fanno entrambi, ma il nostro centrocampista non entra mai. Lepore di testa non colpisce e Mancosu neanche. A me quello che preoccupa in effetti è questo, che mentre nelle prime 3-4 partite si vedeva anche un certo movimento, no? Sì, non si vede più questo. Corale in attacco, il tridente, anche con Mancosu che entrava. Cioè io pensavo che quella potesse essere la base per vedere poi anche qualcosa di diverso, di nuovo. Siamo tornati poi indietro. Ci siamo fermati. Cioè, la cosa preoccupante è proprio questa. È vero che Caturano comunque, secondo me, ha sempre giocato bene. Cioè questo non è fuori discussione. È vero che Caturano non segna, non so, da 5-6 giornate, sì, però non gli arriva un pallone giocabile, cioè pochissimi palloni giocabili. Ma voi siete d'accordo con le parole di Padalino, che ieri in sala stampa ha detto noi ci abbiamo provato, però quando incontri squadre che si chiudono, che fanno il muro, è difficile. Poi è arrivato Roselli in sala stampa, che probabilmente non ha ascoltato le parole direttamente da Padalino, ma forse gliele hanno riferite. E poi ha ascoltato invece le parole di Giosa e di Mancosu, e quando si è seduto a parlare con i giornalisti ha manifestato una certa, come posso dire, era un po' irritato da quello che era stato detto, che aveva ascoltato. Secondo lui il Cosenza non ha fatto le barricate. E poi ha risposto, sempre forse alla tua domanda, su Arrigoni. Tu gli hai chiesto, mister, sei stato sorpreso dal fatto che Arrigoni non ha giocato titolare? Lui ha risposto, rispondendo ad un'altra domanda. Cioè lui ha detto, ha aperto altri scenari. Chiaramente Marco, facendo riferimento, stuzzicando un po' Padalino, no? Certo. Ha risposto dicendo... io sono abituato a far giocare i giocatori, a far rendere i giocatori per le caratteristiche che hanno. Certo che se pretendi di far giocare Arrigoni come se fosse Pirlo, stai sbagliando. Sì, Arrigoni, voglio dire, lui giocava in un centrocampo a due, ma Arrigoni tecnicamente non si discute, voglio dire. Io ho capito dove voleva andare a parare Roselli. E dice che Arrigoni non sta rendendo qui a Lecce perché lo fa giocare perno centrale del centrocampo e non è nelle sue caratteristiche. In realtà Arrigoni quel ruolo lo può ricoprire, però andrebbe gestito, diciamo, dovrebbe andrebbe affiancato da altro genere di calciatore. Arrigoni paga molto il fatto di avere accanto, di non avere accanto un centrocampista di ruolo in quel centrocampo a tre, perché purtroppo Checco Lepore non lo è. Lo stiamo aspettando tutti, speriamo che
che riesca ad interpretare quel ruolo meglio, ma abbiamo visto ieri la differenza da quando lo metti sulla fascia in un 4-4-2 e quando è bloccato in un centrocampo a 3. Sulla fascia ieri è andato, forse nel secondo tempo sarà andato non meno di 15 volte, si è proposto un sacco di volte, ha messo dentro anche, stile, e ha messo anche 4-5 palloni molto invitanti, e contrariamente nel centrocampo a 3 soffre lui e soffrono tutti gli altri. Stefano, Roselli ha detto qualcosa anche di più interessante. Tipo? Quando ha detto... Io ad un certo punto sono uscito. Quando ha detto che comunque il Cosenza non ha fatto le barricate. Sì. E, diciamo, il combinato delle risposte che ha dato Roselli con le risposte che ha dato Padalino ti fa capire che poi bisogna capire che cosa si vuole dal calcio. Allora, se Roselli fa una partita come quella che ha fatto, sì, difendendosi onestamente, non credo che sia una prestazione da buttare, soprattutto calcio se calcio si può giocare anche così, soprattutto dire. No, lo sappiamo bene, diciamo, abbiamo avuto diversi interpreti anche vincenti. Bisogna decidere che cosa si vuol fare, che idea di calcio abbiamo. Allora, se io rispondendo a una domanda che Padalino ha fatto a un collega, se Padalino mi chiede sono più contento se la mia squadra propone piuttosto che se la mia squadra del cuore si difenda, allora io dico: se la mia squadra del cuore si difende ma poi vince, io ci penso un po' alla risposta che devo dare. Ma se la mia squadra del cuore tenta di giocare ma non fa neanche un'azione arrivando in area di rigore, anche questo concetto è rivedibile. È chiaro, perché noi nel primo tempo, Padalino continuato ieri a dire che il primo tempo è stata una buona partita del Lecce. Il primo tempo il Lecce, tranne credo 4 tiri da fuori, 3 di Lepore e 1 di Mancoso. Ma secondo te Stefano, si può giustificare un allenatore che in 5 partite non ne ha vinta nemmeno una e in sala stampa va a giustificarsi nei confronti dei giornalisti dicendo: sì, ma l'avversario ha fatto le barricate? No, vabbè, questo tu che vuoi vincere il campionato, una squadra che vuole vincere il campionato sa che giocherà almeno la metà delle partite minimo contro metà le barricate con squadre che fanno veramente la trincea vera, non quella di ieri, perché comunque ieri sempre nei primi 60 minuti i più pericolosi sono stati i giocatori del Cosenza, che hanno fatto un gol che non è stato assegnato per una manciata di millesimi di secondo, e quell'uscita che ha fatto Gomis, cioè ci sono state 3 occasioni lampanti, no? Io non ne ricordo neanche una delle Champions. Sì, il non senso delle dichiarazioni. Però volevo risponderti alla domanda. Ci sono pareggi e pareggi. Allora, noi nelle ultime 3 partite abbiamo fatto 3 pareggi consecutivi. Sì. Queste 3 partite sono molto diverse una dall'altra. Mentre pareggio col Foggia ci può stare, voglio dire, credo che siamo tutti d'accordo che comunque un tempo per parte si è giocato. C'è il pareggio di Fondi che è un suicidio, c'è il pareggio di ieri che, se devo dire la verità, non è neanche scandaloso, secondo me. Secondo me non è scandaloso. Giocata la partita. Il problema è che tu hai perso punti dove non dovevi perdere. Se tu a Fondi e a Bibbo fai i 4 punti in più che non hai, saresti prima in classifica da solo. Cioè, poi bisogna... Cioè, gli episodi gli sono andati anche un po' contro. Questo pareggio io non lo metto tra le cose scandalose che sono successe in questo inizio di campionato, quanto più... Però devo dirti una cosa, io su quello che è stato detto ieri sia da Roselli che da Padalino, io sono d'accordo con Padalino. Per me il calcio e il risultato deve arrivare sempre attraverso il gioco. Io, se potessi, cancellerei dallo sport, dal calcio, gli allenatori che speculano sugli errori altrui. Cioè, io l'allenatore che tenta di far giocare la squadra e la blocca per poi sconfiggerla, diciamo, in ripartenza, in contropiede, non lo sopporto, perché io non sopporto chi non riesce ad insegnare la fase offensiva.
Ma questa allora, è condivisibile. Sì. Io non sopporto il professionista che non è in grado di insegnare la fase offensiva alla sua squadra. Per fase offensiva chiaramente non significa che Cosenza deve avere la palla tra i piedi e non sapere a chi darla per 60 minuti. Perché è chiaro che il Lecce visto ieri ha fatto questo, no? Ha avuto il possesso palla, ma in realtà non l'ha avuto il Lecce, l'ha avuto Ciccio Cosenza perché non sapeva a chi dare questa palla. Loro bloccavano Giosa perché non volevano che impostasse Giosa e l'unico libero poi i centrocampisti, e l'unico libero, bloccavano anche i laterali, l'unico libero era Cosenza, il quale giustamente prendeva palla e non sapeva tra l'altro per scelta. Sì, è stata una scelta. L'ha spiegato anche Rosetta. L'ho spiegato. È stata una scelta tattica di Rosetta. Però a me un allenatore va bene questo, ma non solo questo. Posso dire una cosa? L'azione, la ripartenza che ha fatto ieri il Cosenza è una delle azioni più belle che abbiamo visto quest'anno. È chiaro, a spiazzi aperti siamo tutti più bravi. Però se tu sei consapevole di essere di un livello inferiore rispetto all'avversario, sì, però ci sono squadre che sono venute qua e hanno giocato. Sì, sono altre squadre. No, altri allenatori. Sì. Una tipologia differente di principio. Una squadra di livello pari ci ha pure messo sotto, ma una squadra di livello inferiore a Lecce come il Francavilla, poi se n'è andata col 3-0. Sì, ma ci sono state squadre come la Casertana che invece l'ha giocata la partita e l'ha strappato il pareggio, che era un pareggio diverso da quello che abbiamo fatto contro il Cosenza, perché il Cosenza ci ha proprio bloccato. E vabbè, poi voglio dire, alla fine il fine giustifica i mezzi, ma questa tipologia machiavellica che avete campo proprio non piace, per carità, proprio porta sempre risultati, ci mancherebbe altro. Prima di proseguire con la terza e ultima parte di questa puntata, ascoltiamo sempre dalle parole di Pierpaolo Verri che giornata è stata quella di ieri. Grazie ancora per la linea. I risultati del tredicesimo turno hanno lasciato invariata la classifica. La Juve Stabia ha pareggiato per 1-1 sul campo della Casertana dopo essere stata a lungo in svantaggio, ma è riuscita a trovare il gol del pareggio, complice anche un'espulsione che ha ridotto la Casertana in 10. Il Foggia ha pareggiato 1-1 sul campo della Paganese dopo essere stato in vantaggio, non è però riuscita appunto a concretizzare lo 0-1 ed è stata raggiunta sull'1-1. Il Matera contro il Fondi in casa non è andata oltre lo 0-0 e pertanto la classifica che si è venuta a configurare vede la Juve Stabia al primo posto con 29 punti e ad inseguire il terzetto composto da Matera, Lecce e Foggia a 26. Bene, siamo tornati, questa è la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Prima di chiudere io vorrei sottoporvi ad una domanda alla quale tra l'altro ha anche risposto Padalino con una certa tranquillità. Tutti quanti allo stadio si chiedevano perché la sostituzione di Pacilli e lui ha risposto perché secondo me stava giocando male, non stava rendendo al meglio. Siete d'accordo? Ma io credo che 12.000 persone, non so quante eravamo ieri allo stadio, hanno espresso chiaramente il loro punto di vista, che devo dire è anche il mio. Cioè io non mi aspettavo quella sostituzione. Poi un allenatore può avere la sua idea di gioco, la sua idea di cambiamento tattico, però dire che non stava facendo quello che doveva fare, nel primo tempo è stato il migliore senza dubbio. Poi dopo soltanto, 9 minuti non soltanto, so che cosa si aspettava, soltanto nei primi 20 minuti ha recuperato 5-6 palloni, sì, da solo praticamente. Poi sono anche chi ha dato la colpa, poi stamattina leggendo i giornali insomma della rete non che abbiamo... è il gol che abbiamo subito, è vero, parte da una palla persa al limite dell'area avversaria da un attaccante che fa un dribbling, cioè un campo che credo che possa pure permetterselo, no? Al limite dell'area avversaria. Il problema è che c'erano 60 metri di vuoto che sono incredibili. Sì, non hai perso palla al limite della tua area di rigore. E Marco, secondo te la prestazione di Pacilli com'è stata? Per me è stato il migliore in campo finché non è uscito. E non è la prima volta che Padalino sostituisce Pacilli, ma io mi chiedo il perché l'abbia fatto. Evidentemente nelle idee di Padalino Pacilli è uno che si può sostituire. Desostituibili. Evidentemente sì, e perché poi onestamente è troppo poco tempo, sono 13-14 partite che abbiamo questo allenatore. Io
alcune cose le ho non capite, sei riuscito altre a decifrarlo. Cose non le capisco perché forse non le voglio capire. No, no, invece parliamo. No, sto dicendo, forse non le voglio capire perché per me è inconcepibile, quindi questo vuol dire. Chi avresti tolto tu ieri al posto di Pacilli? Allora. Ma intanto tu avresti fatto il 4-2-4, immagino di sì. Io l'avrei fatto da prima, avrei provato a farlo già da prima. Nel momento in cui vedo che un allenatore come Roselli si è studiata tutta la settimana il modo di potersi contrapporre al Lecce, viene qua, lo applica, gli va anche bene, ma spariglia subito le carte, che stai aspettando? Spariglia immediatamente, fagli saltare i piani, fagli saltare i temi. Esatto, sto dicendo questo, in campo c'erano già gli uomini per fare il 4-2-4, no? Quindi si poteva la fortuna fare... del Lecce, devo dire, che ha molti giocatori che sono malleabili, diciamo, no? Duttili e possono ricoprire più ruoli, per cui pensando anche a un post che ho letto di un vostro lettore che ci chiedeva se potevamo fare il 3-5-2. 3-5-2 si potrebbe anche teoricamente fare, però il modulo migliore con i giocatori che abbiamo probabilmente, poi è chiaro che potrebbe essere il 3-4-3, perché hai un sacco di esterni che sono però poi vai a vanificare tutto il lavoro, vai a vanificare tutto il lavoro fatto da no, io era giusto per rispondere a, mi sembra che si chiama Luigi il signore, credo che Padalino dalla difesa a 4 non si schioderà mai, ma è anche giusto, quello è il suo credo, il suo, però la sua a partita in corso, diciamo. Lui ha la possibilità di spostare, certo. Di fare qualsiasi ruolo e poi può tornare indietro modo. Anche comunque il fatto, come dicevo prima io, scusami Vittorio, del dover variare anche gli esterni di difesa non significa che tu li vari, poi devi rimanere là ancorato a quella scelta per tutta la vita. Puoi provare, puoi tornare indietro, puoi fare quello che vuoi. Così come il sistema tattico con cui stai interpretando la partita lo puoi variare, poi puoi ritornare al 4-3-3 nel corso della stessa partita, perché hai comunque giocatori, come dicevi giustamente tu prima, che hanno la possibilità di poter ricoprire più ruoli. Magari alcune volte lo fanno bene, altre volte meno bene, tutto quello che vuoi, però qualcosa tu la devi fare. Quelle rare volte in cui Torromino ha giocato largo a destra è stato anche pericoloso, no? Quindi a volte Padalino potrebbe semplicemente invertire gli esterni. Non lo fa mai. Cosa che alcuni allenatori ne abusano durante la partita. Guarda, no? Lerda lo faceva ogni 5 minuti. Non lo fa mai di... perché nel 4-3-3 tu questo Lecce deve giocare necessariamente con gli esterni a piedi invertiti, perché gli esterni con i piedi giusti, che diciamo così, crossano, e noi non abbiamo necessità dei cross, perché comunque non abbiamo nessuno che colpisce la palla di testa, abbiamo centrocampisti che non si inseriscono, e Caturano che è la prima punta, che tutto è tranne che un grande colpitore di testa. Quindi invertire le fasce non avrebbe molto senso, anche perché lui tende a servire comunque dalla parte opposta, ma sempre palla a terra, cioè quando lui entra in area poi dopo c'è questo circolo di palla veloce e tu trovi spesso Torromino. Fatto sta che comunque solo. Il gioco di Padalino è diventato un po' prevedibile, no? Il lancio, che per questo io dico, il lancio dalla tre quarti per l'esterno opposto, per questo io dico, puoi cambiare, che stoppa qualcosa. Il pallone, cerca di dribblare, di entrare in area, segnare, e ormai così non segniamo più praticamente. No, il movimento è sempre lo stesso. Fino all'altra partita abbiamo avuto diverse occasioni per andare poi a segnare, occasione. Ma anche in questa. Poi è chiaro che là c'è l'errore del singolo se tu non riesci a buttare la palla dentro. Ma ti ripeto, a me la logica calcistica di Padalino non dispiace, a me piace. Io dico no, soltanto ma anche che a me, alcune non, volte io non metto in discussione quando le cose non vanno l'allenatore. Come dovrebbero andare, forse bisognerebbe essere un po' più veloci, un po' più rapidi nel prendere delle decisioni che magari possono risolvere la situazione. Poi questo è un momento di calo, è un momento di appannaggio della squadra, di appannamento della squadra. Fai qualcosa per renderlo quantomeno, diciamo, dannoso possibile. In altre situazioni, Stefano, un direttore sportivo avrebbe preso in mano la situazione, forse, no? Cioè, noi abbiamo avuto in passato un direttore sportivo, cioè sto parlando di Pantaleo Corvino, che a un certo punto della stagione, quando vedeva che le cose non andavano per il verso giusto, scendeva in campo e diceva questo e questo, e poi magari la stagione si veniva raddrizzata. Sì. Molti allenatori hanno subito questa impronta, no, del direttore sportivo,
che magari aveva fatto un certo tipo di mercato, apparentemente bocciato dall'allenatore, poi in corsa sono stati apportati dei correttivi. Ma devo dire che Pantaleo Corvino... Mi riferisco a Delio Rossi, per esempio. Pantaleo Corvino, l'anno in cui Delio Rossi fu confermato alla guida della Serie A, in panchina del Lecce, è intervenuto a gennaio. Ma durante tutto il girone di andata, quando praticamente all'unanimità la piazza chiedeva l'esonero di Delio Rossi, lui non è mai intervenuto, se non per dire che Delio Rossi non si tocca. Poi è chiaro, ha capito anche lui di aver sbagliato quell'anno, di aver fatto una squadra non all'altezza della Serie A, prese Bolagno, Siciliano e Franceschini, e la squadra nella seconda parte fece il girone di ritorno alla Champions League. Però voglio dire, il direttore sportivo cosa dovrebbe fare secondo te? Cioè, dovrebbe tutelare un attimo il patrimonio della squadra. Però io devo dirti squadra, che me lo ricordo Corvino quando andava a sedersi in conferenza stampa a muso duro contro la Batteva. Io ricordo bene per esempio quando andò a difendere l'allenatore Zeman dai primi mugugni. No, lui queste cose le faceva, però, vabbè, ma io faceva, non so, però dove, voglio dire che alla fine cosa non, dovrebbe, sì, cioè, non c'è ancora, cioè non è questo il momento. Io devo dire la verità, ma secondo me invece è il cosa, momento cosa il momento... dovrebbe difendere un allenatore che sta secondo in classifica, cioè, no, stai secondo in classifica, potevi stare primo a 5 punti di vantaggio come hai detto dall'inizio, però stare primo se però tra 20 giornate, tra 15 giornate questi punti potremmo ritrovarceli in positivo o in negativo, cioè potremmo anche il direttore anche... sportivo sono sicuro che interverrà a gennaio. Io non parlo del mercato, io non sto parlando del mercato, sto parlando di magari prendere posizione e tra virgolette imporre determinate scelte. Alla fine ancora oggi noi non sappiamo chi è il portiere titolare, e la storia che ci siano tre portieri titolari non è una storia sarebbe un'invasione comunque di campo. Perché un'invasione di campo? Il direttore sportivo è il responsabile dell'area tecnica, no? Io credo che non sia andare in panchina al posto dell'allenatore. Perché Alberti l'ha fatto, quindi. Alberti è stato allenatore e direttore sportivo. No, ma io ho capito quello che voleva dire. Non voleva dire che doveva entrare nel merito delle scelte. No, però voleva dire che doveva magari difendere Padalino. Questo forse volevi dire. No, io non hai cercato di salvarmi in calcio d'angolo, ma io volevo dire proprio quello che ho detto. Cioè, io voglio dire, ci sono dei giocatori che sono comunque patrimonio del Lecce, che sono stati accantonati. Non parlo di Fiordilino, parlo di Zonev, parlo anche dei portieri stessi che sono comunque di proprietà. Decide fargli prendere delle decisioni nette, no? A vantaggio di un patrimonio da tutelare o da, non so... non lo so che decisioni può prendere, però a me sembra che la società non abbia preso particolari decisioni nei confronti dell'allenatore. Queste sono idee che cioè, io non sono d'accordo sul fatto che il direttore sportivo debba consigliare o meno all'allenatore che cosa fare, anche perché poi alla fine chi viene esonerato è l'allenatore e le responsabilità sono le sue. Io sono invece d'accordo sul fatto che il direttore sportivo in determinati momenti o periodi di maretta che può attraversare una squadra. Vabbè, non credo possa ci sono periodi questo non è uno di maretta. Vabbè, niente, quindi la mia idea rimane mia. E interverrà probabilmente sul mercato, sicuramente c'è da fare la punta, c'è da comprare, da comprare il vice Caturano. Se poi ci vuole prendere anche due esterni di difesa, tanto meglio, giusto per cambiare qualcosina come piacerebbe a Marco, altrimenti ci teniamo questa squadra e vediamo come andrà a finire. Per il momento è tutto, avete qualcosa da aggiungere? Volete difendermi ancora? No, sei indifendibile. Allora ci vediamo alla prossima puntata, parleremo della Juve Stabia che è il prossimo avversario del Lecce, attualmente capolista, 3 punti in più rispetto a Lecce e Matera e Foggia.